L'ultimo appuntamento rotariano delle Domeniche della Salute qui allo studio della Porta Nocera Inferiore. Stamattina invece della prostata parleremo di mammella. Sì, certamente, oggi è l'ultimo appuntamento organizzato dal Rotary, molto interessante, molto importante, che parleremo delle patologie della mammella. Io mi interesserò dello screening su visite senologiche, ecografie per approfondire sulle donne pazienti extracomunitarie, mentre un altro collega si occuperà della sfera ginecologica. Dottore Trapanese, sappiamo che lei ha ricevuto un importante riconoscimento nei giorni scorsi proprio per la qualità della sua ricerca scientifica e salirà anche a Roma per... Sì, sicuramente è stata una bella esperienza del premio internazionale alla ricerca, il premio Albatros, che è un premio molto prestigioso, il presidente Lucia De Cristofaro, e soprattutto che questa mia esperienza mi ha formato moltissimo. Spero tanto adesso che abbia questo riconoscimento e venga anche sviluppato all'estero, nel senso che ho intenzione di pubblicare questo lavoro a New York, quindi speriamo che riusciamo a catalizzare questa affermazione. Molte prenotazioni ci sono state per oggi? Sì, moltissime. Diciamo che abbiamo dovuto anche fermarci un attimino perché abbiamo avuto una valanga di prenotazioni, anche perché questa è una campagna di alta sensibilità, conoscendo bene questa patologia che sta aumentando moltissimo, e quindi è molto importante questa prevenzione, specie ad aiutare queste persone che non hanno grandi possibilità per curarsi. Siamo al termine di queste giornate della salute rotariane, oggi presso lo studio della Porta Nocera Inferiore, screening mammario, prevenzione per la donna, e quindi tantissime immigrate che si stanno accalcando per un check inerente appunto alla sicurezza sulla salute femminile, di quelle che sono le patologie maggiori. Ma i Rotary, al di là di questo momento, continueranno questo discorso? Certo, continueranno questo discorso a un giro molto più ampio, in quanto questo progetto probabilmente diventerà un progetto distrettuale andando ad interessare due regioni in particolare, la Calabria e la Campania. Le Domeniche della Salute saranno devolute, dedicate, organizzate unicamente per coloro i quali hanno bisogno e non hanno la possibilità di accedere al sistema sanitario nazionale. Per quanto riguarda gli immigrati, quindi non solo questa mattina l'utenza è così cospicua e numerosa, ma ci sarà un importante convention a Cava dei Tirreni, sempre made famiglia rotariana, che riguarderà proprio questo problema degli sbarchi e della sicurezza? Certo, il 24 abbiamo una convention appunto dove parliamo di sbarchi a prodi difficili, perché l'emergenza sbarchi è un pezzo di questo grosso problema, un iceberg. Noi abbiamo sul nostro territorio campano circa 20.000 persone che, non sono inquadrati, per usare un termine bonario, ma tecnicamente sono clandestini per la legge europea, perché arrivati in un modo illegale sul territorio italiano non hanno diritto, non possono accedere ai sistemi sanitari nazionali se non per grave patologie identificate immediatamente, si disperdono nel nostro territorio e purtroppo molto spesso ci portano anche malattie gravi. Quindi il 24 giugno presso dove? All'Holiday Inn di Cava dei Tirreni noi avremo un funzionario del Ministero degli Interni, il cavaliere Mastrandrea, il quale ci illustrerà questo problema. Ripeto che non è solamente quello degli immigrati che sbarcano, quello che noi vediamo, ma di tutti quelli che arrivano anche per via terra e che, non essendo inquadrati all'interno dell'organizzazione dello Stato italiano, sfuggono a qualsiasi controllo. La sicurezza immigrata, spesso si dice che appunto questa grossissima falange che approda alle nostre coste, sbarca sul nostro territorio, crei dei seri problemi di legalità. Lei è di questo avviso? Certo, purtroppo sì. Tenete presente che in questo momento, in questo bellissimo studio rinnovato della Porta, che mi ricorda tanti anni fa quando ero bambino e venivo a curarmi in questa famosa casa di cura, in effetti vediamo che cosa? Una grossa quantità, una grossa fetta di donne che sono buona parte extraeuropee e non accedono al sistema sanitario nazionale, vengono qui a controllare le loro patologie a titolo completamente gratuito, utilizzando una struttura all'avanguardia in questo momento.